Porta Protesi Online, la nuova web TV, incontra oggi Fabio Ceccarelli, fondatore e storico presidente dell'Appia Rugby. Buongiorno. Salve, Fabio, ben ritrovato. Per il primo anno non sei stato, per la prima stagione sportiva non sei stato il presidente dell'Appia Rugby. Una sofferenza. Tu, quando eri presidente, hai seguito quotidianamente, giorno e notte, possiamo dire così. È stata difficile la separazione, immagino. La separazione è stata difficile perché è stata sofferta, però ritengo che di averla affidata, poi è capace pure che mi sbaglio, a persone competenti. Il fatto che io sia stato presidente all'inizio fu per me una sorpresa, perché insieme agli altri fondatori, che bisogna dirlo, che sono Gabriele Cacca, insomma c'era Franco Pasqualini all'epoca, e Alessandro Ghinetti e Andrea Redini, che erano quelli che insieme a me hanno portato avanti i primi passi qui del rugby qua, io non pensavo il giorno che ci saremmo trasferiti in questa bella location, che è il parco degli acquedotti, di diventarsi il presidente dell'app. Io pensavo solamente di aver indicato un punto alle persone a me vicini dove poter sviluppare questo progetto del rugby qui a Quarto Miglio. Era questo il nostro intento, e quando mi ritrovai invece come presidente, quasi insomma un po' di spavento, perché è indubbio insomma che non immaginavo quanto lavoro c'era da fare. C'è stato tanto lavoro, e però insomma ha portato, credo io, i suoi frutti oggi. Insomma, abbiamo diverse soddisfazioni. Certamente, anche è stata una novità in assoluto per te, anche perché tu non hai giocato a rugby. No, io conoscevo il mondo rugby perché un mio amico d'infanzia, Cicco Martino, lo posso citare, che è stato un pioniere del rugby a Frascati, io andavo a seguire lui che giocava, quindi mi appassionavo alle sue gesta, alle gesta del Frascati che non stava in Serie A. E quindi ero appassionato per questo motivo. Poi cominciai a seguire la nazionale appena entrata nelle Sei Nazioni, e quando questa passione appunto ha cominciato a maturare sempre di più, ho pensato che i miei figli potessero giocarci, quindi ho pensato perché non facciamo, anziché andare a girovagare per Roma e trovare una squadra dove poter fare rugby, lo portiamo qua a Quarto Miglio, e così è nato tutto. Anche perché qui in zona non c'era un campo di rugby comodo da poter raggiungere. No, qui non c'era, proprio qui il più vicino era alle Tre Fontane. Però io, conoscendo molto bene la zona, so che negli orari di ritorno dalle Tre Fontane, quindi diciamo all'Euro fino a qua, c'era fila. Sì, quindi. Era proprio, era per noi di Quarto Miglio era improponibile giocare a rugby, a meno che uno non faceva nulla quel pomeriggio e si dedicava a questo, insomma non si poteva fare. E quindi anche i tuoi figli hanno iniziato da piccoli? I miei figli hanno cominciato, anche mia figlia, cioè c'era anche una femminuccia, Benedetta, che giocava con l'Under 11 all'epoca, era della Niene e poi dell'Appia. Va bene, comunque tu hai seguito tutte le vicende del club da vicino, anche se di fatto non eri più presidente. E, sì, sì. E è questione di pochi giorni ormai, siamo agli ultimi giorni di preparativi. Domenica 2 giugno si gioca la quarta edizione del Ludus Rugby Aqueductus, un torneo giovanile che vi siete inventati come dirigenti, come dirigenti dell'Appia, che è cresciuto, che è diventato un appuntamento tradizionale, riceve squadre da diverse regioni dell'Italia. Ci fai un po' di storia di questo torneo? Questo è un altro gioco, nel senso, tanto è vero che il nome viene proprio da questo, perché come non pensavamo che da un gioco così di pochi bambini in un campetto qua di periferia, vicino alla Marrana, potesse prendere piede una società che oggi vanta non so quanti iscritti, mi sembra siamo arrivati a quasi 400, se non sbaglio, tra certo. Piccoli, mai, sì. Ci inventammo nel giro di una settimana, 10 giorni, 4 anni fa appunto, questo torneo, che cominciò con poche squadre, non posso dirlo perché pure la prima edizione ce n'erano abbastanza, però immediatamente ci ha dato un sacco di soddisfazione, perché a parte per tanto
tanto lavoro per organizzarlo, era un modo in ogni caso che fa cassa, tutte le cose che vengono fatte, fondi. Sì, insomma, per cercare di tirare avanti, perché mandare avanti una società di rugby comporta sacrifici delle persone a livello di tempo, ma anche a livello economico, perché i soldi sembrerebbero e non bastano mai per la manutenzione del campo, per i contributi spese, eccetera, eccetera. E quindi il torneo nacque anche con questa prospettiva qui. E devo dire che già dalla prima edizione fu un discreto successo. Poi, da 2 anni, se non sbaglio, l'abbiamo fatto torneo federale. Sì, dallo scorso anno, e quindi è cominciato a prendere sempre più interesse, anche se ci servirebbe più spazio per poterlo sviluppare meglio, perché quel giorno siamo tutti costretti in quest'area. Sicuramente di nel parco degli acquedotti altro spazio c'è, sì, bisognerebbe vedere come bisognerebbe, si può utilizzare, come si può sfruttare. Ma noi siamo sempre stati abbastanza oculati in questo, e poi lo sport del rugby di per sé non c'ha bisogno di chissà che, ha bisogno di erba e terra, quindi abbiamo sempre cercato di collaborare con gli enti preposti per evitare di abusi e tutto quello che sia impossibile realizzare nel parco. Il parco, l'enteparco, questo l'ha capito, e quindi siamo in piena collaborazione con loro. Allora, visto che stiamo parlando di enteparco, parliamo anche di come funziona la sinergia, la collaborazione, perché se non sbaglio sulle maglie, nel sito web dell'Appia, anzi approfittiamo per ricordare l'indirizzo del sito web www.appiaregri.it, c'è il logo della Volpe, la volpina del parco. Noi chiedemmo 2 anni fa la possibilità al parco di mettere il loro logo proprio sulle nostre maglie. Questa collaborazione col parco è cresciuta ed è nata appunto perché dopo vari incontri con i vari responsabili, dalla direttrice ai vari ingegneri e con le guardie anche del parco, abbiamo spiegato loro che non abbiamo nessuna intenzione, ripeto, di fare qualsiasi tipo di abuso edilizio o quant'altro. Il nostro intento è solamente far giocare lì i bambini, che posso dire che poi sono cresciuti come età, quindi loro ci giocano anche, diciamo, quelli più grandi, nel pieno rispetto delle regole del parco. Quindi ogni volta che ci hanno chiesto di spostare, di togliere qualcosa, questo noi l'abbiamo fatto, e quindi ritengo che siamo oggi in buoni rapporti. Noi, ripeto, vogliamo rimanere dove siamo, perché è un posto che ci invidiano dappertutto, vengono dalla Francia perché ci vedono online le squadre per poter giocare da noi. Per chi non lo sa, il campo degli acquedotti si trova proprio sotto gli archi degli acquedotti romani. Acquedotto Claudio, Appio Claudio, sì, l'acquedotto Claudio. L'acquedotto Claudio. Vicino ci sono altri impianti sportivi. C'è il circo del tennis Appio Claudio, c'è il circo del golf, molto bello, Archi di Claudio. Parlando di spazi, noi ovviamente tocchiamo uno dei tasti più dolenti nello sviluppo del rugby romano. Al quarto miglio nel passato già c'era stata una società che aveva giocato la Lazio, aveva, adesso non ricordo, c'era Lazio, la statuario c'era. Lo statuario, sì, c'era lo Lazio, statuario. Lazio, c'era lo stadio, il campo, sì, sì, dello statuario. E adesso voi avete ridato vita al rugby in questa zona. Rimane il problema degli spazi, rimane il problema che essendo all'interno del parco non si può costruire nulla, e poi c'è anche quello che dicevi prima, la necessità di fare cassa, perché il rugby non è uno sport ricco. Tra tutte queste difficoltà voi siete riusciti a passare da 20 ragazzi del primo anno, una decina, fino a 400 tesserati. E oggi siamo oggi. Se mettiamo tutte le categorie, noi dobbiamo dire che c'è una sinergia piena con Porta Cortese e quindi con la Rugby Roma 2000. E quindi noi abbiamo oggi chi viene al campo degli acquedotti oggi come oggi, maggio 2013, dai bambini di 6 anni fino ai vecchi maschi, per quanto riguarda di qualsiasi età, possono giocare al rugby, quindi under 6, under 8, 10, 12, 14, 16, under 20, serie C, veterani e anche le femminucce. Da quest'anno abbiamo una squadra femminile, c'è anche il rugby femminile, ovviamente. Non solo è cresciuto nei numeri il club, ma è anche cresciuto nella qualità, perché è uno dei club che si collocano
come valori sportivi tra i livelli più alti a Roma. Speriamo che siamo, nel senso che ci sta molta gente che invece la pensa in modo diverso. Io la penso che, avendola forse vista appunto dall'interno, che anche a livello tecnico questi diciamo le squadre, i ragazzi che ci sono dentro è cresciuto. È ovvio che c'è sempre da migliorare, è indubbio. Se ci sono stati ragazzi atleti che negli anni passati sono andati via da noi perché hanno preferito squadre più blasonate, forse tecnicamente più forte, è indubbio, ma questo sta dappertutto. La sfida nostra ora è questa, e di chi sta ai cosiddetti vertici della società, come molti la chiamano, è quello di alzare ancora di più il livello tecnico delle squadre, per fare in modo che arrivare qui da noi sia un traguardo e non un trampolino per poi andare a giocare, diciamo, altrove. Questo è il nostro obiettivo. Se ci riusciremo saremo bravi, saremo stati bravi, se non ci riusciremo, pazienza. Proprio adesso, in questo momento, mentre noi stiamo registrando questa intervista, sul campo dell'Unione, in via Flaminia, l'Under 16 dell'Appia sta giocando insieme alla Capitolina contro la Lazio, una partita importante. Ormai la stagione è finita, il campionato è finito, però serve per dare continuità alla crescita tecnico-sportiva, perché Lazio e Capitolina sono tra i club di maggiore qualità. E quindi anche l'Appia ormai è, pensi, definitivamente inserita nel rugby di qualità di Roma? Sì, sì, io credo che ci sia oggi le nostre squadre. Io mi ricordo i primi tempi, noi dove andavamo prendevamo schiaffi dappertutto, da bambini piccoli a quelli grandi, per dirvi, ce n'era anche così, con tante mete. Oggi ce la giochiamo. Ora è chiaro che ci sono squadre più forti, bisogna prenderne atto, stiamo lavorando per questo. Non è facile, perché aumentare la qualità dei tecnici significa appunto investire. Oggi gli investimenti, a maggior ragione nei tempi in cui stiamo vivendo, di crisi eccetera eccetera, significa andare contro una montagna alta, però lo stiamo facendo piano piano, chiaro, non possiamo. Io, se consideriamo che l'Appia Rugby ha solamente 7 anni di vita, sette anni importanti per Fabio Ceccarelli. Faticosi sicuramente. Prima hai nominato tra i fondatori Alessandro Ghinetti, Andrea Redini, che hanno dato un grande contributo sia dal punto di vista tecnico che da quello umano, perché hanno cresciuto tantissimi ragazzi. Ci sono un sacco di bambini che sono affezionati a loro, anche gente, no. loro si sentono ancora. Andrea con Tiziano Pasquali, che gioca in nazionale, che gioca all'Leicester, e si sentono ancora spesso, quindi sono giovani che hanno giocato qua e che hanno, ai quali loro hanno lasciato una buona immagine, un buon ricordo. Benissimo, questo è importante nello sport, perché lo sport non è soltanto in funzione di un investimento economico futuro, ma in funzione di sviluppo di relazioni e di formazione. Il rugby poi ci insegna proprio questo qui, è proprio uno sport che è maestro in questo, quindi speriamo che l'avvento nelle squadre, nelle società, di tante gente non rovini l'armonia che c'era all'epoca nelle squadre rugby e che ci sta ancora oggi, fino a prova contraria. Senti, tra episodi e persone che in questi 7 anni ti sono stati vicini, che cosa ricordi più volentieri, o persone? Beh, diciamo, io devo dire che in questo ambiente, in questi 7 anni, ho conosciuto persone con le quali mi ci sento legato particolarmente, anche adesso al di fuori del mondo rugbistico. Non possiamo dimenticare Giulio, che a mio avviso, Giulio Bescancini, che è colui che ci ha fatto, non dico fare il salto, ma insomma una persona competente a livello umano, a livello sportivo proprio, no? di come muoversi per quanto riguarda nell'ambito della federazione, nell'ambito delle altre società, nell'ambito dello stesso campo. Se noi siamo cresciuti al campo, io ero quello che tirava
verso il no, Giulio era quello che invece diceva no, facciamo questo, facciamo quest'altro, anche andando contro magari a, a rischi. Un po' come in una famiglia tra marito e moglie. Sì, bravo, sai. E poi insomma tanta gente che si è data da fare, ora non voglio togliere nulla a nessuno, ma sono tantissimi quelli che si danno da fare negli Old, che li portano avanti, giocano, adesso gli Old sono anche a loro una squadra molto apprezzata da altrove, che ci chiamano a fare tornei, ora andremo a Ascoli, ad Arezzano, siamo stati a Perugia, siamo stati a Livorno, insomma in tutte le categorie c'è sempre stato, diciamo, qualcuno che si è prestato oltremodo a dare la mano, vuoi perché era dirigente di categoria, vuoi perché faceva il cambusiere, vuoi perché faceva l'elettricista, vuoi perché faceva le righe al campo, vuoi, insomma la gente si è sempre data da fare. Ecco, questo è il cambusiere, l'elettricista, eccetera, non sono ruoli esattamente sportivi. No, il rugby è indubbiamente uno sport che coinvolge soprattutto i genitori, le famiglie, nel sostenere il volontariato in pieno la società. Ecco, tu dicevi prima, forse tecnicamente dalle squadre sportivamente si potrebbe pretendere anche di più, però la filosofia della società non è raggiungere in maniera esasperata i risultati sportivi, ma è quella di costruire un ambiente in cui i ragazzi e le famiglie possano ritrovarsi non soltanto nei momenti di allenamento e di gioco, ma anche in molti altri momenti. E il campo dell'Appia, se non sbaglio, l'impianto è sfruttato spesso per occasioni di incontro. Direi quasi 365 giorni all'anno, noi siamo quasi costretti, è capitato in passato, a dire magari di non frequentarlo nel periodo in cui è chiuso, perché ci sono delle responsabilità oggettive di chi è intestatario dei contratti, eccetera, eccetera. Però se fosse per molti, il campo sarebbe aperto tutti i giorni, tutte le ore, quindi è aperto a Pasquetta, a Ferragosto, qualsiasi. Non si finisce mai. No. Senti una cosa, 7 anni e tu ti sei fatto una bella esperienza. Adesso, a chi ha intenzione o idea di aprire una nuova società, quali consigli, quali indicazioni diresti a un nuovo presidente, diciamo? Beh, oddio, di armarsi di santa pazienza, innanzitutto, di molto buona volontà, di quello che, più che altro quello che posso dire a lui e quello che dovrei dire alle amministrazioni comunali, regionali, eccetera, eccetera, e alla nostra federazione. Io, vuol dire, ci sono state persone che mi sono state vicino, una Franco Pasqualini, all'epoca di, ricordo Bettina, che mi diciamo, aiutavano a fare le cose burocratiche. Serve un po' di esperienza. Serve l'esperienza, ma la federazione in questo non mi aiutò all'epoca, nel senso che io facevo tutto da solo e impari strada facendo come si facevano le cose, quello che potevamo ambire a livello di premi, a livello di... Io non sapevo assolutamente nulla, cioè non c'è stato nessuno che si fa così, in questo modo qua, di fare questo e quest'altro, quindi è stata una cosa così, è nata così, ma grazie appunto, ho avuto delle persone che mi hanno supportato. Senti, facendo una riflessione finale, da Fabio per Fabio, tu rifaresti oggi quello che hai fatto in tutti questi anni per l'Appia? E considerando quanto ci sei affezionato, perché continuavi a parlarne al plurale, tu sei molto legato alla società e tutta la società è molto legata a te. Ringrazio per questo. Torneresti a fare il presidente? è una domanda difficile. Leggevo una mail di un volontario che nell'organizzare il torneo che ci sarà tra qualche giorno, ha scritto a un certo punto tizio non può perché c'ha da fare, e l'altro non può perché c'ha da fare, mi sono rimasto trovato a fare questo qui da solo. Solo duri poco, io sono durato diciamo 7 anni. Quello che spesso mi hanno detto è che io ero un accentratore, quindi magari che mi piaceva fare le cose da me, scegliere me, eccetera, eccetera. Quindi forse un difetto che ho avuto, che non ce l'ho solo nella mia rabbia, è quello di fare un po' tutto da solo, di accentrare le cose, diciamo, su me stesso. Quindi questo forse non ha dato spazio alle persone che mi stavano vicino, che si sono sentite magari messe da parte.
però soli non, sapete, non vai da nessuna parte, quindi quello che io consiglio alle persone è di stare vicino a chi ha un'idea del genere, quindi a un presidente, e di non lasciarlo solo a fare qualsiasi cosa, dal taglio dell'erba a accendere le luci, a spengere le luci, a organizzare un concentramento, un terzo tempo, a comprare una maglietta o comprare una qualsiasi cosa, perché altrimenti se fai tutto quanto da solo perché sei fatto così o perché te lo lasciano fare, alla fine non ce la fa più e lasci tutto. Come credo sia accaduto a me poi alla fine, come devo dire, è stato questo. Certo, io penso che adesso che tu non ci sei più, molte persone si renderanno anche conto, si rendono conto di quanto effetti facevi, non era solo questione di accentrare, ma era anche questione di concretamente realizzare le cose. Bene, bene. Quindi torneresti a fare il presidente? Ci devo pensare. Ci devi pensare. Senti, in conclusione, un saluto, un messaggio. Questo video verrà pubblicato nel sito prima del Ludus, del grande torneo del 2 giugno. Un saluto per il Ludus. Faccio un in bocca al lupo a tutti i bambini che giocheranno. Dato c'è anche mio figlio in Under 6, c'è il grande che lo allena in Under 6, quindi faccio un bocca al lupo alle squadre che parteciperanno, dell'Appia e non dell'Appia. Faccio un in bocca al lupo a tutti i volontari che ci saranno, che saranno tanti, sin dal sabato fino alla domenica sera. E faccio un bocca al lupo, diciamo, all'Appia, perché anche se appunto non sono più presidente, anche se abbiamo avuto in quest'anno le nostre inquietudini, io mi auguro che tutto sia piani per il bene dello sport, per il bene del gioco del rugby, per il bene dell'Appia, per il bene di tutti noi, poi alla fine, che anche diciamo di salute se n'è andata un pochettino per qualche storiella poco corretta. Quindi tu hai un ragazzo, un bimbo di 5 anni che gioca nell'Under 6. Io ho Emanuele che gioca nell'Under 6, Alessio ha giocato nell'Under 18, quando avevamo l'Under 18, che era in prestito alla Lazio a suo tempo, che lo alleno adesso. C'è Lorenzo che gioca in Under 16, e Gabriele che ha smesso, giocava in Under 14, e Benedetta che gioca in Under 12 e non ci gioca più. Quindi il rugby è anche impegno continuo. Sì, sì, chiaramente. Volendo ci si può sposare con il rugby. Ah, proprio sì. Grazie Fabio. Grazie a te. Grazie a te. In bocca al lupo. Ci vediamo al Ludus sul campo. Okay. Grazie.